Ok, si parte. Questo è avviato. Questo parte. Allora, i pairing sono io. Sono bianco contro Fede. Ok. Buona partita. Ok, questo sto registrando. Controlliamo se stanno giocando tutti. Anche Cesare contro Meneghino. Mirotarim contro Cava. Però risolvono, intanto continuo a giocare, poi gli do un occhio, quindi con bianco. Gioco con bianco. Posso giocare qui o qui. Ok. Territoriale. Vi prego, iniziate. Coriaco sta giocando. Ok, Miratem è partito. Coriaco sta giocando. Ok. Cesare Meneghino. Cesare. Perché Cesare non parte? Cesare, 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 Meneghino, ok. Ha aperto lui. Immagino che. Ok, sono partiti tutti. Ok, perfetto. Fin qui tutto normale. Mi aspetto una O17, una O16 o un approccio. O invasione in San San. Fin qui tutto bene. Tutto bene. Ok. Approccio. Ok. Mi domando se dovrei prendere territorio o pinzare. Rimane sempre il problema che le pinze non me le sono ancora studiate bene. Potrei fare la pinza di Carlo. Federico potrebbe essere se l'ha studiata e io non l'ho fatto. Andare sul semplice. Ta 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 e lui poi approccia di qua. Molto territoriale, oppure fare tenuchi. Oppure fare tenuchi e approcciare qui. Forse proviamo la pinza. Che viene fuori lui pensa sempre più adatto insomma.
pinza. Però con la pinza se qualcosa va male rischio di buttare via tutta la partita. Proviamo ad aspettare un po'. Ok. Se lui approccia io volendo posso fare tenuchi. Oppure pinzare. Quindi intanto mi sono fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 punti più comi sono 20 punti. Più contando che questo non è ancora territorio, contiamo 4 punti qua perché c'è la prima mossa nell'angolo, sono 24 punti. 24 punti. Nero 4, 8, devo difendere qua. Allora, io da nero giocherei o 3-3 o approccio in C6. Penso approccio in C6. Approccio in C6 io cosa rispondo? Pinza, questo sarebbe un po' troppo passivo. Ok, non fa approccio in C6. Quindi posso chiudere io l'angolo di qua, di qua. Approcciare un angolo aperto. Ah, questo qui sono basso, quindi è poco interessante il lato alto e anche per lui, quindi io forse questa da cui lui pinzerà e si gioca. Questa è un po' troppo lenta, però il suo approccio qua C6 è perfetto. Giocare questa o questa. Io gioco qua, lui fa tenuchi, gioco questa. Ok, tagliamogli il buon approccio a quest'angolo. E lui chiuderà uno dei due angoli. Comunque fino adesso è un territorio abbastanza solido. Ora lui deve chiedere uno dei due angoli. E ora pinza alta, pinza bassa o pinza lontana? Lui mi pinzerà sicuramente con qualcosa. Poi c'è questione di questo già 6 che alto basso. Andiamo bassi. Andiamo per il territorio, tanto non c'ho influenza io. Mi aspetto la pinza. R8 o qualsivoglia pinza. Ok. Che ansia organizzare i tornei. Ho sempre paura che qualcuno abbia problemi e io non sto rispondendo. Allora, contro Federico sarà dura. Però con un'ora di tempo almeno non dovrei avere problemi di biomi.
Solido. Ora, due spazio o uno spazio? Due spazi, tre spazi, due spazi. Ho detto uno spazio per sbaglio. Ok. Inquadrando le mani. Teniamoci così. H17 più avanti sarà fastidiosa. Da nero adesso i punti più grandi sono H17, R10, fare R4, io salto, però lui deve aggiungere una mossa, finisce gote. Di solito non mi piace, mi piace lasciare questo Kusumi così perché è molto difficile da attaccare, rende un po' poco interessante tutta la zona intorno. Ok, attacca. Potrei fare una base e uscire. Non so che uscirò. Salto. Però l'uscita mi piace sempre poco uscire così. Lui sale, che faccio? Allora, salto, pip. Dove connetto? Pip è fastidioso sempre. Questa è un po' piccola. Controfinza no, perché sono debole. Posso giocare questa. Lui blocca, io connetto, lui blocca qui, penso saltare e basta. Oppure attachment qui, attacco. Se 3 non è male. Tolgo i problemi. Allora, io gioco S3. Lui mi pressa. Fa tanta influenza. Allora, qui lui è già forte. Semplice jump. Questo. Semplice jump. Togliere un po' di influenza al centro. Vivere subito. No, vivere qua per rinforzare questa pietra. Non mi piace perché a quel punto vivo di qua è meglio. Sto prendendo un po' troppo tempo per mossa, quindi ho S3 o attachment o salto fuori qui. Salto, lui pip. Io come connetto di qua, di qua, di qua, lui già questo, di qua.
Pip, io connetto qua, lui lascia così la forma e fate i nuchi. Potrebbe anche fare tunuki adesso, senza questa VIP. K17 mi dà molto fastidio. Se gioco M17 io non sarebbe male. Se fate nuki però io posso pensare. Lui fa questa, io sbump, lui sale. E io pinzo. Fattibile. Fattibile. Allora, punti abbiamo detto. Questi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 26, 30 punti. Ecco, contiamo 2. 32 punti. Lui nero c'ha questo. 1, 2, 3. Ok, difesa solida. Io inizio a dare un po' fastidio qua. E mi tolgo questa. Quella. Questa salita è molto grande, perché comunque lui dopo c'ha problemi di forma. Mi chiedo, però qua mi ha fatto tenuki, non so se è il caso di punire il tenuki. Però questa è gigantesca, no? Mi rafforza il mio gruppo, indebolisco il suo. Questa è grossa, è grossa. Ora lui difende qui. Da qualche parte. Deve difendere qui da qualche parte. Ecco, ho guadagnato qualche punto. Quasi niente. Diciamo, sempre 2 punti. Lui ha guadagnato qualcosa in angolo. Però c'è sempre. Ci sono sempre dei problemi adesso qua. Se lui non aggiunge mosse. Tra i fasti. Ok, lui ha aggiunto una mossa. Quella se lui ne blocca Atari. Questo K3 per dopo è fastidioso per lui. Però io adesso giocherei da queste parti. Visto che non ha fatto, mi ha fatto tenuki, è il momento di fargliela pagare da queste parti. Fare sabaki togliendo un po' di punti in angolo. Scusate, fatemi togliere le notifiche qui. Fino a qua non ho visto grossi errori, tutto normale. Adesso io gruppi solo, questo adesso è solido, questo a posto, questo sta a posto. Lui qui come fa adesso? Questo magari, Q17. Io scendo, salgo. Salgo. Le connette sotto, io faccio questa. Spingo, spingo. Poi questa invasione magari diventa fattibile più avanti, magari. Però lui non è costretto a giocare Q17. Può o estendere. Se lui sale su, io ho un po' di forzanti per vivere in angolo, anche se indebolisco questa. Però gli tolgo l'angolo.
Se fai uno dei due Ane è complicato. Non è da sopra, da sotto. Io salgo. Se lui si connette, ritorniamo alla stessa sequenza di prima. Quindi sale, salgo, sale, sale. Crosscut. Ta. Ane. Salgo. Sale anche lui. Connette. Qui tutto bene. Qui tutto bene. Registrazione sta andando. Quello. Ok. Se stendo, provo a uccidermi lui. Ma se stendo, se lui connette io vado sotto. Se lui connette solido, spingo, lui blocca, spingo, scende. Allora, c'ho tre possibilità, estendo, ane sotto, crosscut. Se scendo, lui deve scendere, taglio, sacrifico per fare influenza, crosscut, sotto. Io scendo. Crosscut è più forzato di scendere, basta che lui potrebbe. Crosscut. Ne di qua scendo. Questo è complicato. Devo leggere tutto. Crosscut. Crosscut è su Nigris, questo non lo può giocare. Atari di qua, estendo. Sotto non mi piace che no, ane sotto lui potrebbe finalmente giocare questa chiudere, io ho ridotto un po', ma vabbè sì, in realtà è fattibile. Tap, se mi taglia così invece io salgo. Così. Sbagliato parecchio l'angolo, quindi mi aspetto che a questa lui risponda scendendo. Io scendo e sacrifico l'angolo per l'influenza e difendo di qua. Non so se è meglio. Da dove è meglio partire? Dove è più forzante verso dove voglio andare io? Non so il crosscut.
Crosscut ta ta Sono decisi sul crosscut. Finisco. Mi faccio una forte influenza qui. Lui si becca l'angolo e si fortifica questo. E c'è il sente. Non mi piace. Sono troppi punti col sente. Però se io gioco qui, lui connette. Io vivo nell'angolo. Ta 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 ta
Vivo nell'angolo, ma gli do molta molta influenza. Quindi questa forse. Questa. Ridotto abbastanza così, quindi se lui taglia così io stendo così. Schio, spingo, si combatte, non mi è chiaro che succede. Ma dovrei o riuscire a mangiare questa pietra, quindi non penso che gli convenga. Secondo me con questa lui deve fare così. Gli tolgo un po' i punti qua, la maggior parte lui fa influenza di qua, però è un po' sovraconcentrato, quindi ci potrebbe stare. Vediamo se risponde come ho pensato o diversamente. Se non ho fatto errori di lettura. Quando si stabilizzerà questa situazione, gli altri punti grandi sono chiudere l'angolo e approcciare qui in K3 perché qui c'è un po' di agi. Quindi K3 lo mette un po' a disagio magari. K3 lui difende in qualche modo, io poi chiudo l'angolo. E altre mosse grandi non ci sono rimaste.
Dipende come usciamo da qui, no? Poi la parte più grande diventerà questa, che un suo approccio da queste parti è grande, un mio approccio da queste parti è grande. Quindi vediamo chi esce sente da lì in alto. Però se io esco sente, qua ho fatto altri punti e gli ho ridotto questi, quindi anche se lui si prende il sente e mi approccia, dovremmo essere equilibrati a livello di territorio. Io ho questo al centro, più 8, quindi non penso che si possa creare tutta questa influenza per lui. Poi dovrebbe semplicemente lui connette, io connetto, lui blocca e io c'è il sente mi pare, oppure Atari, io connetto, lui blocca, io c'è il sente, lui spinge, io blocco, Atari, estendo, Atari. No, io esco fuori, quindi non gli conviene fare questo bump in N17. Oppure può farlo, però. Comunque poi deve tornare qui. Io connetto e c'è la forma un po' brutta. Ho messo quello. Ok. Ci siamo un po' divisi l'angolo. Questo mio gruppo è abbastanza a posto, lui potrebbe fare tenuki, però questa mangiare questo è abbastanza grande. Però se connetto e basta io c'ho il sente. Questo blocco gli rispondo mangiando. Lui estende, c'ho il sente. Potrebbe fare i tenuki e giocare qua, da queste parti. F3, E2, D3. Sono queste tre invasioni. Riduzioni. Approcci agli angoli. O comunque qui ricontano dei punti. Allora, questi ce li ha. Qua lo posso un po' pressare magari più avanti. Questo sarà un grosso fine gioco. S9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. 36 punti. Lui è connesso. Era grande. Ora potrei localmente continuare. Così, che qui ci sono robe in effetti, non ci starebbe male una continuazione. Questa è aggressiva, cioè questa è, dice, un po' troppo probabilmente. Così. Non c'è, connesso qui, bump N17. Ok, ma non mi piace. Kozumi. Questa. G15. Approcciare qua. Però se approccio.
Lui, queste invasioni sono problematiche sotto questa. Mi separa un po', non mi piace. Vorrei aggiungere una difesa così mi tolgo questo problema. Magari faccio punti qua e riduco anche un po' qui. Però non so se come forma meglio questo bump. Il Kozumi. Essere super aggressivo con questa. E invitarlo a invadere. Che questo è un invito a invadere praticamente. Però questa L16 mi lascia questo problema. Non è facile. Quindi questa non mi piace, questa non mi piace. Questa forse vuole troppo. Però già sarebbe più interessante di queste due. Questa dice anche voglio ridurre qui. E magari faccio anche influenza più avanti che si collega con questo. Lui mi dovrà pressare. Oppure questo, lui mi può pressare di qua. Oppure Tenuki non mi piace perché questo split è facile. Però non è ingestibile. Giocare per primo K3 non è che non mi dispiace, però. K17 è severa per lui. Perché poi minaccia questa. Cose brutte. Vero che questo è solido. Però sarei quasi per dire oh, voglio tante cose in alto. M15 o questa. Questa però non ha chissà che continuazioni. Però questa lui mi fa qua. Mi schiaccia e si espande qui. Questa lui fa questa. Questa. Io esco. Questa che problemi di forma c'ha? Qualche problema di forma ce l'ha. Potrei giocare questa. Però lui mi schiaccia un pochino. Questa lascia un po' problemi in entrambe le parti. Però se lui mi pressa io posso tagliare e combattere. Vediamo così. Questa è molto ambiziosa, M15. Questa è molto ambiziosa. Però rinforzo il mio gruppo, riduco un po' qua. E se mi provo a ridurre, combatto. Se mi gioca questo, io push, push e poi taglio e combatto. E al limite al centro non c'è niente. Chi mi scrive? Ok, Carlo già ha finito. Ok. Questo mette anche un po' di pressione a nero, perché ovviamente lui non mi può far fare tutto questo. Però se mi risponde semplice qui, io sono più o meno contento al mio. Mi basta. Questa per questa mi va bene. Se mi pressa io taglio e combatto. Se gioca altrove. C'ho G15 che mi faccio fare tanti punti. No, comunque lascia un po' di cose qui. Questi due Keima, comunque sono gli sviluppi normali. Oppure Tenuki, non giocarci proprio. Qui c'è una pressa per dopo. Però si limita un po' a quello. Questo sarà un buon fine gioco. Come abbiamo detto, fosse in nero o da queste parti dovrei giocare da nero. Che non voglia fare pip qua, però
E poi uscire fuori. Buttare una pietra qui in mezzo non so quanto sia buono. A scappare scappa. Però finirebbe gote. Io potrei prendere questo punto che è quello che voglio. Dovrò anche decidere come chiuderlo quest'angolo che c'è sia E3 che F3. F3 forse mi piace di più. Chissà, chissà, chissà. Ok, tenuchi di nero. Questa l'avevamo contata, riduzione dell'angolo. Quindi l'angolo me lo vorrei tenere. Quindi questa non mi piace. Ta 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 ta, estende questo lato basso. Oddio. No, ipotizziamo che venga fuori quello. C3, torna indietro, io scendo, lui spinge, io salgo, lui estende, c'è anche delle belle estensioni, così quasi glielo lascio all'angolo. E gioco questa. Abbiamo detto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qui non si sa, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Rilascio l'angolo 20, 21, 40 punti. 40 punti non sono tanti. Io comunque qua mi faccio farne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, eccomi 15, sto a 30. 30 abbastanza sicuri. 30 abbastanza sicuri col sente. Se li lascio l'angolo poi potrò giocare questa e magari fare qualcosa qui. Sono per lasciargli l'angolo, sinceramente. Sono per lasciargli l'angolo. Ok. Qui come meglio giocare. Connessione. Connetto. Lui fa il chema. Io gioco qui. Lui estende. Alla chema. Scendo. Qua. Blocco. Scendo. Scendo. Lui spinge. Io questa. Ta, ta, ta. Blocco qui non c'è questo taglio, quindi questa io ce l'ho sente. Via, fa un po' di punti in angolo, ma sono pochi. Quella. Ok. Vabbè, tornare a vivere, io c'ho un po' di tagli a cui pensare. Devo vivere molto piccolo comunque. Non credo voglia tagliare subito. Vuole tagliare subito? Mm.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 30 punti abbiamo detto. 30 punti abbiamo detto, però se ora lui torna a vivere in B2 e io gioco K3, io c'ho un po' di taglio, quindi devo stare attento a questo, è problematico. Questo è problematico e non so come. Devo giocare tipo questo, E7. Però lui può giocare questa. Sì, in effetti quei tagli sono brutti perché mi ha rubato un po' l'angolo insente. Però, meglio comunque, se non posso. Prendermi solo l'angolo e lasciargli tutto il lato basso non mi piaceva granché. Quella. Così difendo solido. Questa mi lascia questa pip. Questa mi lascia questa pip. L'angolo com'è? L'angolo com'è? Se io connetto, devo aggiungere una mossa a lui? Ok, io connetto sicuro. Non posso fare tenuvio con questa forma, però. C'è tanta forza. Vabbè, tanto la connessione non è. Non posso fare tenuchi, quindi faccio la connessione più forte a lui. Adesso vediamo se fa tenuchi o ce l'aggiunge una mossa in angolo. Il muro è fortissimo. Gioca D2. Ok, non sono. Non si è fatto. Ci siamo l'angolo è diventato suo. Sono 1, 2, 3, 4, 5 punti. 4 punti e mezzo. Diciamo 9 punti, non sono male 9 punti, però io adesso posso giocare questa. E qui questa minaccia sia problemi qua che questo è un buon territorio che più o meno copro l'angolo che ho perso. Questa pip ce l'aspettavamo. Ora, come dice il proverbio, even a moron connect against the pip. Against the pip. Allora, qui connessione. Lui mi può separare la pietra, quindi non mi piace. Gioco questa. Lui sfinge, io sfingo. C'è questo taglio. Che se io connetto, per lui è troppo facile giocare H3. Non posso connettere qui. Mi sconnette K3 troppo facilmente. Ok. Lui taglia subito. Ok. Come è meglio attaccare adesso? Questa. E poi lui salta e io scappo. Oppure questa. Ci sono cose più belle. Però conto è quello di questa. Questa. Lui deve fare questo scambio che è brutto per lui. Questo gruppo è a posto. Pure questo è a posto. Perché questa per questa. Ta. 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 Questa. Ci stanno cose più cattive, tipo questa. Allora, lui se gioca questa. Queste sono forzate, quindi è come se lui G4 ce l'avesse già. G4 ce l'ha già. Mi spinge ancora. Sai che non è male. Tra. Ta. 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 Ta.
Però potrebbe sacrificare sempre. Comunque lui c'è un gruppo orribilmente debole. Sono indeciso fra queste due, F6 e G6. G6 però mi lascia della G per essere tagliato dopo. Quindi se non lo catturo con G6 è meglio F6. Penso di voler giocare più solido. E lui non è facile gestire queste pietre. Ne non posso. Ok. Questo gruppo è più o meno a posto, ora deve scappare. Quindi ha fatto questi punticini qua. Si equivalgono più o meno con l'angolo e devo cercare di prenderci una decina di punti dall'attaccare questo gruppo. Magari giocando, facendo qualcosa al centro, lui ancora qui non ha ridotto. Questo è molto forte, magari qua più avanti ci sono cose. Quella. Ma funziona? Funziona. Funziona, sì. Quindi io devo rispondere in qualche modo. Come però? Questa non posso. Questa o questa? Questa togliamo libertà. Questa, beh. Questa credo. Però provo a tornare questa non mi piace. Togliamo una libertà. Avanti comunque giocando F1 vivo. E non credo lui abbia il tempo di giocare da questo, continuare a togliermi questi punti. Finché deve occuparsi di questo. Torniamo a parlare di questo per dopo. Qui succederanno cose. Lui scapperà. Io avrò un po' di pietre qua, qualcuno qua. E questa invasione N3 o N3. Si ripete un po' la forma che c'è qui. Se io gioco N3. O 3 invece. Lui potrebbe fare questa. Io gioco questa, questa, questa. Questa è complicata. Se faccio 3 lui fa questo Koizumi. Quindi penso giocherei N3 per invadere questo lato. Ok, that was expected. Ora però devo cercare di mantenere la pressione stando attento ora alla forma che faccio con questo gruppo. Questo lui fa un Koizumi qui. Allora, questo Kema mi lascia un taglio. Attachment. Dovrei un po' rinforzarmi, se lui è questa. Gioco questo. Mi serve un po' di roba, di qualcosa di forzante che non gli lascia troppo. Troppa aria per respirare. Innanzitutto, se faccio questo attachment, lui può fare questo. Questa mezza rete strana. Non lo bloccherai mai.
Gioco subito questa. Lui può saltare qua, io salto qui. Io ho questa pippa fastidiosissima. Questi salti sono un po' a me. La forma più solida sarebbe questo Kozumi, che minaccio di pressarlo, lui deve scappare. Può fare questo salto, io faccio Kozumi. E poi cerchiamo di tenere separato. Potrei fare questo attachment cercando di rinforzarmi, ma questo salto per lui è molto ghiotto. Perché poi mi minaccia questa qua, quindi devo giocare su questo che è più debole di questo qui. Attachment sono più forzanti. Il gioco qui lo scende. Ane, lui può fare tenuki. Io devo rispondere qua. Ci guadagno tanto. Non ci guadagno molto. Questa. Può tenermi pressato a prendere il sente, tanto lì qua comunque non ha altri, non c'ha tanti punti, non gli interessa tanto rispondere a B10. Questa. Lui non mi può chiudere. Io gioco questa, lui fa questo Kozumi, io esco. Giusto. So giocare questa. Io gioco qua, io esco. Se fa questo salto io esco di Kozumi. Ok. Se fa questo Kozumi io faccio questo attachment. Adesso questo, se faccio questo attachment, però lui potrebbe difendere scendendo. Io faccio Ane. Lui se taglio, io taglio. Ci sì, è giocabile. Fare giocabile perché c'è sto gruppo. Se lui invece sale, Ioane, sto un po' messo malino se lui blocca. Sì, se faccio N3 lui potrebbe salire in M4 ed è problematico perché non lui mi sconnette e qui anche se è vivo questo muore, quindi non ce la posso fare a fare N3. Posso fare M2, lui blocca, M4, connette. Ci ho guadagnato M4 in sente, ma niente di che. Quindi vuol dire che. Vuol dire che. Innanzitutto lui deve pararsi da una mezza rete da queste parti, perché se gioco J6. Scoppia di salute quel gruppo, anche se comunque ci sono possibilità di uscire. Complicato. Però devo tirarci fuori qualcosa da questo attacco. Devo tirarci fuori qualcosa da questo attacco che è perso l'angolo. E lui non può uscirne indenne. Non può uscirne indenne. Lui potrebbe fare un attachment qui. Io però posso fare wedge. Ok, ciao.
giustamente, infatti fa quella. Ora, iniziamo la parte complicata. Devo uscire. Come esco qui? Perché se poi esco io ce l'ho questo attachment. Il problema è che non continua molto l'attacco su questo gruppo. Se mi fa questo e singa. Se faccio questo e lui difende, io devo tornare a connettere, mi fa quasi attaccare questo, quindi è difficile. Faccio questo, questo, questa. Mi sa che ci devo stare a salire e lui ancora non c'ha modo di schiudermi, giusto? Io salgo. Se io salgo lui c'ha questa e comunque devo continuare a difendermi. Io faccio questa, lui, questa, questa, questa. Lui fa questa. Questa, 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 comunque posso tornare a vivere. Non posso vivere, basta salire. Questa la posso giocare. Non faccio questo Kozumi, però lui può continuare qua e io c'ho delle. Questa. No, mi devo confidare nel fatto che questo non possa essere chiuso. Mi chiedo però quale sia la forma migliore. Se io faccio questo jump, se dopo che lui sale devo difendere ancora e dopo è problematico, quindi non posso fare un jump, fare un Keima che è meno pressante, però comunque qui io diciamo, vedo problemi. E poi magari posso invadere qua a questo punto. Questo mi serve ancora. Devo sperare che lui non trovi una mossa che mi chiuda, mi uccida. Mi uccida o mi costringa a vivere piccolo. Io comunque ho questa M2, anche questa K4. Ora, se lui gioca qui io esco, se lui gioca questo Kozumi io ho l'attachment, sono qua la testa fuori, anche se continua a pressarmi. Questo Kozumi in L5 forse è quello più aggressivo. E che problemi c'ha? C'ha che può essere tagliato qui. Buone per me. Taglio diretto non funziona. Ok,
Ah, quella non mi è piaciuta. Cioè, questa non ho paura. Se io non volevo vivere in basso, volevo fuggire. Io volevo fuggire, però questo game adesso non posso giocarlo più. Questa. Ta. Kozumi. Ta. Attachment lo rinforzo, però sono più forte anch'io. Questa non se ne parla più, N3. Questa non posso giocarla. Questa come mi risponde? Ta. Questa mi risponde così. O indietreggia o mi blocca. Se indietreggia non ci ha guadagnato niente. E comunque devo uscire. Se blocca io c'ho questa, giusto? Perché adesso questo c'ho questo problema qui, però oddio, non tanto. Questa mi risponde così. Quindi questa non la posso giocare a K4, quindi non c'ho questo jump, quindi c'ho questo Kozumi al limite. Meglio del Kozumi c'è qualcosa. Questo Kozumi è un po' debole. Sono più debole di lui, quindi cercherò di rifarmi su questo gruppo. Lui uscirà, io uscirò. Comunque lui sarà ancora senza occhi. E si continua. E magari se non tocco questa pietra ed esco fuori, ci avrò di nuovo N3 disponibile più avanti. F1 secondo me è discutibilissimo. Non era importante togliermi la base qui. Era più. Secondo me era meglio cercare di chiudermi con tipo L5 e costringermi a fare i due occhi e collegare tutto. E comunque avrei avuto ancora questo gruppo che è senza base. Dopo che lui fa C9, questo gruppo è senza base. Però finché questo gruppo è sospeso, questo gruppo non ha problemi. Con questo gruppo posso scappare verso le mie piramiche qui. Quindi. È ancora complicata, è ancora complicata, c'è tantissimo spazio per errori di lettura e mancarsi qualche tesugi che fanno casino. Tipo se lui fa questa, io taglio, lui fa quella, io faccio questa, questa. Questa, io faccio questa. Ok, noi siamo quelli più indietro, giustamente perché siamo quelli che abbiamo iniziato per ultimi. Quindi io finirò per ultimo, ok.
Finirò per ultimo, sì. No, mia, 40 minuti di partita già se ne sono andati. Praticamente il videogioco l'abbiamo iniziato da poco. Cavolo, già 40 minuti. 40 minuti andati. Allucinante. Sono lentissimo. Non può farla quella. G4. G4 non la può fare, mi sa che io taglio. Se lui fa questa, io c'ho il throw-in. Giusto. Mangiare. Sì, G4 non è, G4 non può giocarla. C'è un throw-in bellissimo. Quindi lui deve giocare tipo G6 e io proteggo la forma con K5 e sono fuori. Se lui gioca G6 diretto invece, io posso giocare prima questa. Ok, mi difende. Devo tornare a difendere. Io qua più o meno sono mezza difesa, posso tagliare. J6 potrebbe giocarla. Spero sinceramente che giochi J4. Che ho visto che funziona. Cioè funziona per me. Mamma mia, c'è mezzogiorno. Vabbè, sì, abbiamo iniziato tardi. Cucinerò dopo l'una. Lui fa robe strane tipo K5, io esco. Semplicemente G6. Non vedo altre mosse a parte, cioè connessione, Ane di qua o Ane diretto in J6, che però secondo me c'ha problemi. Il problema è se questo diventa una tarica, il mio chema non è perfetto ovviamente, c'ha dei difetti. Questa pietra non posso lasciarla tagliare se non mangio qualcosa. Quindi se gioca là. Ok, ha giocato quella. That was expected. Quindi io sono fuori. Questo è fuori.
Lui deve continuare a scappare. Magari riesco a tirare qualcosa fuori da una possibile invasione adesso. E posso anche la possibilità di mettere pressione a questo gruppo. Qual è l'invasione giusta qui? Questa. Quella classica. Parrebbe buona questa. Tolgo la base. Quella. Quella lì, proprio quella. Immagino si aspetti di avere questo pip dopo. Se io connetto così. Ok, io devo proteggere, che se faccio cose lui esce. Allora, c'è anche questa protezione. Però è brutta. Questa gli do questo pip, mi pare. Ta 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 ta. Io continuo a essere senza occhi. Questa difende e basta. E comunque lui è ancora senza occhi. Questa in effetti non è malaccio. Che protegge. Però c'è il wedge. No. Il wedge è problematico. Giusto. Ce l'ho qua. Il wedge. Io qui. Io scendo. Io blocco. Ta. 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 Teatari io devo connettere le di libertà, io ho di più, quindi questa difende contro il wedge e questa, però lui potrebbe fare questa pip. No, non quella pip, non è un problema, io difendo e basta. Ta ta ta. Ta, 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 ciao, ha delle cose brutte lui. Fare questo e basta. Questo gli regalo praticamente la pip. Più o meno. Ta. Però dopo questo è più forte se guadagno K2. Qui. A questa non mi piace granché. Se lui si difende. Quella non è sente. Giusto, questa è una ta. Aspetta, però lui potrebbe. No, ok, funziona. Allora, questo protegge. Lui fa così, io faccio così. Io faccio così, io faccio così. Lui taglia, e taglia, taglia. Non funziona. Ok, questa non funziona. Quindi questa o questa? Questa, questa. Questa non fa. Ok. C'ha quella pip, ma guadagno K2 per quella pip, perciò non sono molto preoccupato. Questa
Questa Pippin alle 4 io esco. Non ci sono delle cose strane, tipo. Io ho questo J6. Non so scambiarlo ora. Non so scambiarlo ora dopo. Se lui gioca adesso questa. Sì, dovrei scambiarlo. Ora sì, dovrei scambiarlo lui adesso fa ane, io rispondo qui e poi connetto. Se fa ane, io connetto qui, io taglio queste. E lui taglia questa. Dovrei averci guadagnato più io. Se lui fa questa, io devo salire. Mi minaccia di vivere. Più o meno. Fa subito quella. Io ho 4 libertà. E c'è una 4, devo rispondere. Questa posso farla. Adesso N3 forte. Potrebbe però fare questo coso mica go. Ok, questo. Questa connessione è assente. Io gioco questa. Lui connette, gioco questa. Qui questa. C'ho questa discesa poi che sente. Non so scambiare questo subito. Sì. Giocare qua, io gioco qui. E poi c'ho K1 che sente. Mi aiuta ancora di più qua. Qui ci sono cose. C1. Wow, puoi fare quella? Aggressiva quella. Se funziona, te ne do 8 se funziona. Qui al massimo ci saranno secchi. Neanche. Ok, quella. Io devo ir, non ci sono cavoli. Questa. Questa pare funzionare. Questa funziona, no? Esco fuori. Questo lo scambiamo.
Se si accontenta, gioca qui e mi lascia mangiare, no? Non credo. Sto cercando di uccidermi con le 6. Ok, se lui gioca qui, io sono vivo, giusto? Fare di sì. C'è questa spinta che sente, quindi non mi riesce a bloccare bene, mi pare. Questa in realtà è fastidiosa. No, ok, cattura in rete. Qui, qua non c'è fastidio. Non c'è fastidio. Vero che questo non scoppia di salute. Se inizia a giocare mosse tipo F11 più avanti, devo iniziare tipo a vivere. Ti vorrei giocare GF11 io. Ok, ora devo uscire. Sarà mangiare altro. Questa. Forse questa era meglio. Non credo. Che mi lascio in riserva questi tagli. Allora. Questone è grosso. Sono più o meno sicuro. No, c'ho questa o 4, che se lui risponde qua, poi c'ho questa. Qua c'ho questa. Carlo ci guarda. Chissà se mi becco una review magari. Sta registrando, magari ci fa qualche commento su come sta andando la partita. Che fa qua nero? Da nero io qui non vedo modo di tenere separato. Ci prova a tenermi separato. Ci prova a tenermi separato, io ho questo, li deve bloccare. C'ho questa come fa lui? Questa. Sono fuori così, no? Che fa lui qui? È vero che inizia a fare tante cose qui, però. Questo game però non va. E questo è facile. Ta 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 ta
Questo funziona, mi pare. Questo pare funzionare pure. Sì, provo a tagliare, cioè nel senso non può tagliarmi. Però è più o meno lo stesso cosa che spingere qui. Se li fanno io faccio questa. Devi andare, io faccio questa e sono uscito. Voglio collegarmi a questi due gruppi. Questa tata, però questa e questa, qual è meglio? Che a questa, se lui taglia, io devo rispondere prima qui. Non è tagliabile, giusto? Però c'è questa, se lui taglia, io ho questa. E minaccia di mangiare quelle. Questa quindi come risponde lui? Questa è così, lui è così, così. Però questo è un po'. Ah. Questa non mi dispiace. Però gli fa questa, 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 ta, ta, ta. Non ci ho guadagnato niente, che a questa gli risponde così. Ah, ok, questa, questa. Ta 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 ma io ho poche libertà, quindi non lo so. Ta 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 ta. Aborrisco tanto questo. Allora, veloce, veloce, stanno perdendo troppo tempo qui. Qui è il tempo importante. No, questa è chiaramente più semplice. Questa è più semplice. Voglio tenermi un po' di tempo per il fine gioco. Non voglio perdere tanto tempo qua, questa pare funzionare sicuramente, l'altra è molto simile, ma non sono sicuro, quindi non ha senso perderci troppo tempo con questa. Tra l'altro, questa debolezza più avanti. Sarà un problema se dopo io gioco Q3, che lui non può difendere questo, che poi questo diventa Atari e io taglio. Quindi questa forma c'ha un po' di debolezze. L'importante è che riesco a uscire e a trovare il tempo di giocarci di quelle cose. Qui da nero non può fare rane, dovrebbe saltare o sì, qualcosa del genere, che salto. Io cerco di connettermi. Stavo dicendo che non poteva fare rane, invece lo fa. Quindi
Quindi immagino che lui poi estenderà, io connetterò, lui estenderà e cerca di tagliarmi questi. Ok. Se taglia io ho questa, poi questa. Non vedo problemi. Lui deve estendere. Io connetto. Connetto. Giocare questa. Ok, pare funzionare anche questa. Connetto meglio. Questa diretto. Questa gli do questa. Taglia questa, taglia io questa, di questa io mangio, questa scende qua, io questa, questa, si farà andare bene. Posso giocare questa? Posso giocare questa invece di questa? Questa. Ta 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 cerchiamo di essere convinti delle nostre letture. Ok, giustamente le difende. Devo connettere. Allora potrebbe fare dei pip brutti. Io però potrei attivare questa. E non è chiaro come funzioni la situazione. Senti qua, la sua forma è brutta. C'ho più problemi lui che io. Non credo riesca a mangiarmi queste due. Se me ne mangia è enorme, ma non credo riesca a mangiarmele. Dovrebbe tipo. Ok, torno lì. Io devo tenere separato. Questa forse è un po' troppo passiva. Questa. Io voglio tornare a giocare da queste parti. Tengo separato. Lui c'ha questa, 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 questa. Tengo separato, lui c'ha questa, questa. Ta, 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 ta. Teniamo separato. Ora inizio a mettere un po' di pressione su questo e questo sta un po' più tranquillo. E poi voglio assolutamente tornare a sfruttare questo agi che c'è da queste parti. Lui c'ha questo pip che da leggere, non so se dare fino a questo. Ta.
Fossi in lui, direi tutto per tutto, per tutto. S4, S4 fa male. Però ci lascia la magia di questa. Sì, penso che la spinta qua, però la spinta qua potrebbe essere gota e queste due me ne lascia. Aia. Devo fare S4, che almeno mi piace togliergli l'angolo. Devo fare S4. Lui mi sa che potrebbe avere questa assente di 8. Potrebbe avere quella assente. Ok. Lui difende, io qua devo un po' punire però. Non posso continuare a saltare e basta perché adesso questo gruppo è a posto. Non mi posso far circondare. Questa. Se a questa mi rispondi, io gioco questa. Io gioco qua e sono connesso. Se mi risponde a questa. Se mi risponde a questo io gioco C11. E c'ho un mio ai sotto o sopra. E questo gruppo così almeno lo stabilizza. Questo dovrebbe rimanere separato. Intanto prendo anche qualche punto qui. Poi torno a giocare qua, o magari qui. Quella. Quella. Ah, ok, qua. Posso giocare questo taglio? Lui è contento se faccione sotto, che fa il doppione poi. Questo dovrebbe essere fattibile, se lui scende io c'ho questo. E lui è catturato. Lui è catturato. Fa altre cose, io sono a posto. Double check.
complesso. Facciamo un po' di agibrutto da queste parti adesso. Questa devo rispondere. Questa devo rispondere in Italia, quindi questa. Ah, cadore. Mi pare vada. Basta che non mi taglia cose. C'è anche la scala qui. Non dovrebbe potersi permettere questo C9. Però qua sono andato un po' estinto, non ho letto tutte le varianti. Però sono circondato da pietre mie, non dovrebbe poter essere possibile. Se non posso combattere in questa posizione, non so quando posso combattere. C'ho un po' paura che lui possa sacrificare questa per riuscire a tagliarmi queste tre. Quella è la paura mia. Adesso lui sa Atari, devo salire lui da Atari. No, Atari, salgo, scendo. Ok, niente. Sì, ok. Ok, corretta. Io gioco qui. O qui. Qui, lei, questa. Che devo leggere? Che se faccio riesci a tagliarmi una pietra almeno sicuramente riesci a tagliarmi una pietra questo scambio mi può dare questo io questo se io ho questo scambio. Posso fare questa? Lui c'ha 1, 2, 3, 4 libertà. Sembra molto pericoloso. E io inizio a scarseggiare il tempo. Questa. Lui estende io questa. Sì, potrei fare questa per rimanere connesso. Questa, sì. Quella più o meno sono... Io connetto. Ecco, ok, allora sono connesso. Allora, anche qui non può giocare questa. Io connetto l'Italia e c'ho questo che è diventato Atari. Ok, avevo paura che ci fosse un po' di più. Quindi lui ora deve tornare un po' a difendere, che questa pippa è fastidiosa. Non vedo modo per contro questi due gruppi. Io questo gruppo sono vivo, ho fatto punti. Posso tornare a giocare di qua. Ok, aggiunge quella mossa. Io questo pippo non lo voglio dare adesso. Posso giocare questa, ma prima vediamo che succede da queste parti e poi torno a difendere in alto.
quella. Questa. Conviene per me dare quella taglia. Mi dai questi punti? Mi potrebbe danneggiare questa. Lui deve darmi questi due punti e poi torna a invadere in alto. Però l'invasione è pericolosa, quindi perché c'ha un po' di forme tagliabili. Deve stare un po' attento. Io ovviamente se prende il center gioco qui dovrei stare avanti di punti. Dovrei stare avanti di punti. Comunque è difficile attaccare, anche questo ormai diventa difficile da attaccare. Dovrei difendere subito. Questa è enorme. Mi riesco appena a prendere in sante adesso questi. Se mi lascia scendere. Mi lascia scendere. Ok, però questa è catturata. Questa sarà grande per dopo. Però io se adesso devo difendere qui. E dobbiamo ricontare quella. Quella è grande. Sì, ci sta. Questi però ormai sono punti e basta. Contiamo 1, 2, 3, 4. Qui è pochissima roba. 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 3, vicina. Vicina, se gioco, lo faccio questi punti sono avanti. Bisogna giocare solido. Lui deve entrare qui da qualche parte. Anche se mi fa fare questi, dovrebbe bastare. Quella. Ok. Quella. Come possiamo iniziare a dare fastidio qui? Questo scambio, lui minaccia di fare questa a gote. Più o meno sono vivo. Non c'è modo di connettere bene. Mossi in seconda linea. Potrei fare un salto. Fanno un altro. No, gioco questo. Gioco questa minaccia di connettersi. E così questo gruppo sta a posto. Poi inizio e fine gioco giocando questa, ok. Questa. Partiamo di fine gioco adesso.
gestire un po' questa parte. Andiamo fin quando vorrà rispondermi. Questo è enorme, S5. Inizia a essere un po' troppo profonda. Sto jump. Questo come risponde lui? Iniziamo a togliere potenziali punti al centro. Poi ci avrò questa. Che rifà quella. Io faccio questa. Mi faccio entrare un po' qui. E poi torno a giocare a S5. Questo gruppo dovrà essere a posto adesso, no? Quella. Ok. Pregode. Posso entrare qui? Posso entrare qui? Giustamente, almeno qualcosa se lo deve prendere. Non può rispondermi e basta, questo era enorme. Però io adesso ho questa, giusto? Ci sono problemi lì, no? Probabilmente era meglio connettere basta. Lui bloccava qui. Ora entriamo in Biomi e si inizierà a vedere il mio prossimo fine gioco. Il mio prossimo fine gioco. Ricontiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. What? You can do that? Perché se lui c'ha questa... Lui c'ha questa insente, giusto? Però no, ancora no. Quella. Qua devi tornare in gota e c'è questa.
Questo fine gioco qua è grosso. Sta cercando se può fare quella. Quindi mi lascia queste. Controindicazioni, c'è questa? No, non c'è. Ok. Ok, guadagni qualcosa. Quella. E lui si prenderà questo fine gioco che è grosso. Quel fine gioco. Sono collegato, ma c'è qualche problema qui. Ok, questo è tuo, ti spetta, devo vivere con questo. Questo è ottimo fare. Così sono vivo in sente. Posso tornare a giocare a questa? Questo è un occhio. Questo è un occhio. Siamo tutti d'accordo con questo, giusto? Questo è grande. Questo è enorme. Però questo forse è più grande. Qui non ci sono tanti punti, mi pare. Dovrei contare. Allora, se abbiamo detto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, questo è tuo. Questa cattura forse non vale così tanti punti. Però sì, perché poi c'ho questo fine gioco qui. Ok. Ora da queste parti forse, o questa. Questa pare grande, però anche questo non sono pochi. Una spintrella la do, però no, lui giocherà queste. Lui difende lì. Quella non mi pare grande, questa te la lascio. Questa pare più grande. C'è questa spinta. Questa spinta. Che sta facendo? Ah, ok. Questa. Non so cosa, tanti punti questi. Ok.
poi come difendi? Lasci entrare. Se questa Questo. Questa. Ah, stupido Yomi. Difendiamo così. Giusto. Corretto. Questa è enorme. Questa. Questa. Ci sono punti. Questa. Forse lui dovrà aggiungere una mossa dopo. Chissà. C'è questo. 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 Stanchezza, mamma mia. Che vado un po' estinto perché il mio fine gioco è orripilante. Qui forse questa la mangio, che se connetti io gioco questa. Lui si difende, io gioco. Ci sta, ok. Questa non è un'occhia. Facciamo questa. Non so quanto quello valesse. Facciamo questo.
Questa spinta. Quella spinta. Questo che è rimasto appeso, che è grosso. Questa. C'è questa connessione. Questi sono tanti punti. Questa. Corretto. Questa. Sarà più grande. Questo. Ci siamo più o meno, non vedo grosse mosse. Questa. E dovremmo esserci. Sinceramente non ho idea del punteggio. Spero basti, ma non lo so. Non ho più idea. Potrei stare vincendo, potrei stare sotto i 10. Fa più o meno, forse ci ho fatto fare un po' troppi punti qua. Però qua ho guadagnato tanto. Vediamo. Cosa? C'è qualcosa qua? Non c'è niente qua. Non c'è niente qua. Cos'era quello? Vuole farmi aggiungere una mossa dopo che lui gioca qui? No. No. Credo. Cosa stai facendo? Dai su, G sta contando forse. Che quelle mosse non ci avevano senso, soprattutto questa. Questa forse magari un prono. Non vedo altre mosse. Ok, aggiungiamo questa tanto per.
aggiungi una mossa qua. Mi fa un po' lo stronzo. Ok. Questa la devi aggiungere. E ci siamo. Ok. Allora. Ho vinto, meno male. Uff. Ok, per questo primo turno ce l'abbiamo fatta. Okay.